Una festa della polizia decisamente originale, nel contempo solenne, che ha esaltato tutte quelle qualità che il corpo porta con sé. Organizzata presso il Pala Valencia, tempio della pallavolo, all'interno della cittadella dello sport, intitolata all'indimenticato campione di pugilato vibonese Giovanni Parisi, dopo i classici e dovuti discorsi ufficiali e le premiazioni ai poliziotti che hanno compiuto azioni encomiabili, la cerimonia ha avuto un supplemento per i più inaspettato. La presenza di alcuni campioni che hanno dato lustro alle Fiamme Oro, conquistando i podi più ambiti. Il tutto coronato dalla musica eseguita dal vivo dall'orchestra di fiati del Conservatorio Fausto Torrefranca. I valori dello sport sono i valori della legalità e questo è il significato che oggi abbiamo voluto lasciare in questa occasione della festa della polizia e questo che vogliamo trasmettere ai cittadini, ai giovani e agli studenti. Lei ha puntato su un concetto, fare squadra, perché è importante. Sì, è quello che penso, cioè per vincere la partita, per me la partita da vincere è la partita della legalità, bisogna essere insieme, condividere ideali, principi, valori, e non bastano solo le istituzioni, ci vuole anche la vicinanza e la stima della cittadinanza tutta. La credibilità si conquista sicuramente con operazioni importanti come quella di ieri, quindi con l'attività di repressione, ma la credibilità si acquista e si conquista anche con la prevenzione e con l'educazione. Lei oggi ha invitato tanti campioni, accomunando molti principi che animano lo sport a quello che fate in polizia. Sì, i valori dello sport questo ci insegnano, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole, anche del tifoso avverso. Secondo me lo sport è un condensato di valori, di principi che dovremmo ereditare e esportare anche nelle nostre istituzioni, nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole. Questo per il bene di un territorio come quello di Vibo che ha bisogno di certezze e soprattutto della certezza della legalità.